Ciao ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video, bentornati qui su Gran Turismo Sport, bentornati qui sulla GT League nel campionato Vision Gran Turismo Plus dopo lo scorso episodio che in realtà non so se l'avete visto prima di questo, cioè nel senso qualche minuto fa, insomma sempre lo stesso giorno, lo state vedendo in giorni diversi, questo non ve lo so dire, dove ci eravamo fatti la prima, la seconda e la quinta gara. Ci andiamo a fare oggi le due gare più lunghe di questo campionato, due giri qui a Nürburgring 24 ore e sei giri alle mani. Cominciamo con due giri a Nürburgring con la McLaren Vision Gran Turismo, auto impegnativa, difficile da guidare e da controllare, soprattutto qui poi a Nürburgring che è una pista difficile. Due giri da fare e vediamo un po' come... Ok signori, ci siamo, questa prima gara qui a Nürburgring. Ragazzi, provo a vedere un attimo com'è con la visuale interna, però secondo me è un casino, io ve lo dico, secondo me con quest'auto Nürburgring è meglio utilizzare la visuale quella sul cofano. Infatti vedi che succede già un casino, anche perché se non si capisce anche non si capisce anche noi ci proviamo però e non va sicuro nulla. Cioè non serviva sta cosa. Vediamo ragazzi, vediamo cosa ne esce fuori. Sarà un po' più concentrato, quindi parlerò un po' di meno perché il Nürburgring è una pista difficile. Perfetto. Per il momento non stiamo andando malissimo, adesso non me la voglio tirare. E ci stiamo per rimettere in quello che è l'inferno verde. Lei con questa Mercedes mi faccia spazio. Stiamo attenti. Questa macchina come va un po' sull'erba, fa come cazzo gli pare. Quindi occhio. Occhio alla penna e vai. Porco schifo, mi sono salvato che c'era la Nissan che gli ho dato una crocca non indifferente, perché sennò ero andato a fagioli. Ma guarda, ma non si vede nulla. Non si vede nulla. È tutto scuro. Perché? Non capisco. Non so dove devo andare. Vado un po' a memoria, ma secondo me sta visuale non si può.
Guardalo, guarda che non si vede nulla. Tu mi spieghi il senso? Il senso di tutto ciò? Che non ero neanche andato sull'erba? È voluta partire così, è partita. Perché gli stava sul cazzo. Va bene. No, ragazzi, non si vede nulla. No, no, aspetta. Ragazzi, allora io uso questa visuale perché ok tutto, ma se vede niente. Ecco, già così abbiamo fatto una puttanata. Utilizziamo questa di visuale che almeno le curve riesco a vederle di più e forse riusciamo a spingere meglio. Calma, eh. Calmi. Siamo attenti, non l'abbiamo superato. Questo l'abbiamo superato veramente in modo cattivo. Però va bene così. Sì, questa visuale è meglio, ragazzi, dai, almeno non impanichiamo, perché comunque Guarda che stavo girando in prima, tranquillo, ho preso. Cioè, ragazzi, come devo affrontare io il carusel se anche nel modo corretto quest'auto fa come gli pare? E abbiamo il controllo trazione a 3, porco schifo. Quindi neanche a dire disattivate, dato troppo gas. Minchia, il controllo trazione a 3, sto dosando l'acceleratore. Una tenuta di strada orribile. Cioè, o meglio, buona, ma in alcune circostanze è una merda. Porca di quella vacca. Cioè, questa ha più aderenza ad alte velocità che a bassa. È tutta strana sta macchina. Però già così va meglio, cioè, con sta visuale. Con la visuale interna avremmo fatto un bordello qua. Perché così sali scendi, non si vede niente, non sai dove devi andare. Già con le macchine normali ti rischi, ma almeno con le macchine normali non vai a sta velocità e non perdi un'aderenza in questo modo. Guarda, non sto accelerando, eppure mannaggia la puttana. Ok. Calma. Calma, raga. Calma qui, perché avevo paura partisse. E vai che si spegne sul rettilineo. Holy shit. No, doso un po' l'acceleratore per non fargli fare 370-350. Ecco, l'ha fatto uguale. Vabbè, lo fa uguale, quindi chi se ne frega. Con calma, eh. Provo ad infilarmi. Sì. Ok, siamo in terza posizione. Dobbiamo recuperare i primi due. Probabilmente adesso il primo giro ve l'ho fatto vedere. Ci abbiamo messo quasi 9 minuti. Mo qualcosa vedaglio però. Quindi con calma. Qui spazio non c'è, eh? Non te lo lascia. Thank you.
Ho capito, però almeno cammina, li mortacci tua. Vai in accelerazione. Bruciamola qui. Perfetto. Ci siamo. Non sto parlando. Questa cazzo di Mazda è veramente tosta. Meno male che in quel settore lì dopo il carosello siamo molto più veloci. Vai. Sverniciamola. Che siamo più veloci. Signori, con tanta difficoltà ce la siamo portata a casa. E abbiamo girato sotto gli 8 minuti. Bene così, bene, bene, così. Mamma mia, che gara difficile. Porco schifo maledetto. Va bene, ottimo, l'abbiamo concluso. Grazie a Dio. Ok signore, allora possiamo andarci a fare l'ultima gara di oggi. 6 giri qui alle mano dopo un cambio rapido alla batteria della Wilcam. Ci siamo pronti a cominciare. Io sono un pazzo. Io sono un pazzo perché sono masochista e voglio usare la SRT Tomahawk X, l'auto più potente mai realizzata. Bestemmieremo. Se bestemmieremo. Ragazzi, che vi devo dire? 2623 cavalli per 749 kg di peso. Partiamo. Partiamo e affidiamoci alla speranza. Provo la visuale interna, ma secondo me sarà un macello, però proviamo. Ragazzi, in testa 320 all'ora, ma come cazzo? Ma poi è una frenata istantanea questa auto. Senti, mettiamo sta visuale subito, non evitiamo cose. Vai. Sverniciata quella. 500 all'ora. Una frenata istantanea. Cioè abbiamo messo meno tempo nella frenata da 500 a arrivare alla curva che quello lì che stava a 300 secondo me. Mamma mia. Va bene, forse è troppo potente questa, sai? Guarda, ma che spettacolo! Bello, queste sono le auto che mi piacciono a me, che frenano proprio easy. Siamo a 500 km orari. Vada, vada. Questo ha detto che questa era facile di gara, più o meno. Ciao bello. Scusa, comunque avevamo 5 ore a disposizione, 5 gare, e dovevamo utilizzare in tutte. Avrei preferito però un Le Mans senza chicane, perché almeno quel rettilineo ce lo saremmo fatto tutto quanto a cannone. Quest'auto come giri un po' sterza, quindi vediamo.
È un po'. Questo, cioè, il volante diventa estremamente sensibile con quest'auto, ad alta velocità specialmente. Sì, vabbè, sta curva lasciamo perdere come ho fatto, va. Signori! Porco schifo! Porco schifo! Che macchinina, ladies and gentlemen! Che macchinina! Abbiamo dato quasi un paio di giri al secondo, cioè nel senso abbiamo proprio macinato un botto, fra. Comunque, concludiamo qui questo episodio, perché è stato qualcosa di allucinante. Io vi invito a lasciare un like, un commento e iscrivervi se non l'avete ancora fatto, perché dopo che abbiamo provato queste macchine l'unica cosa che potete fare è iscrivervi, perché dovete farlo per forza. Nel prossimo episodio andremo a farci la Coppa Lamborghini, quindi saranno 5 gare un po' più tranquille, dove utilizzeremo auto nella norma. Quindi probabilmente queste qua riesco pure a farvele fare in un solo video, un po' più lungo, e riesco a farvele fare in un solo video. Ci vediamo nel prossimo episodio di Gran Turismo Sport, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.